Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 24 luglio 1922. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto con una maestà ed un amore incantevole e mi ha fatto vedere tutte le generazioni, dal primo all'ultimo uomo, ciascuno dei quali era vincolato ed annodato insieme col mio dolce Gesù. Ed era tanto l'annodamento che pareva che Gesù si moltiplicava per ciascuna creatura, in modo che ognuno lo aveva tutto solo per sé e che Gesù dava quella sua vita a subire qualunque pena e morte che ognuno doveva soffrire per poter dire al Padre Celeste: Padre mio, in ogni creatura avrai altrettanti me stesso che ti daranno per ciascuno ciò che ognuno ti deve. Mentre ciò vedevo, il mio dolce Gesù mi ha detto: Figlia mia, vuoi anche tu accettare il vincolo di ciascun essere, affinché tra me e te non ci sia nessuna dissomiglianza? Io non so come, sentivo come se il peso di tutti poggiasse sulle mie spalle. Vedevo la mia indegnità e debolezza e vi sentivo tale ripugnanza da sentirmi venir meno, tanto che il benedetto Gesù, avendo di me compassione, mi ha presa fra le sue braccia e mi ha stretta al suo cuore, facendomi mettere la bocca alla ferita che lo trafiggeva, dicendomi: Bevi, figlia mia, il sangue che sgorga da questa ferita per ricevere la forza che ti manca. Coraggio, non temere, sarò io con te. Divideremo insieme tutto il peso, il lavoro, le pene e le morti. Perciò ti dico, sii attenta e fedele, perché la mia grazia vuole corrispondenza, altrimenti ci vuole niente a discendere. Che ci vuole ad aprire e chiudere gli occhi? Ci vuole niente. Eppure vedi il gran bene che porta il tenerli aperti e il gran male che porta il tenerli chiusi. Col tenerli aperti gli occhi si riempiono di luce, di sole.
Con questa luce la mano può operare, il piede camminare sicuro e senza inciampo. L'uomo distingue gli oggetti, se siano buoni o cattivi, riordina le cose, legge, scrive. Ora, che ci vuole per perdere tutto questo bene? Chiudere gli occhi. La mano non può operare, il piede non può camminare e se cammina è soggetto ad inciampare. Non distingue più gli oggetti, si riduce all'inabilità. Tale è la corrispondenza, non altro che aprire gli occhi dell'anima. E come li apre si fa luce nella mente. La mia immagine riflette in tutto ciò che va facendo, copiandomi fedelmente, in modo che non fa altro che ricevere continua luce da me, da convertire tutto il suo essere in luce. Invece l'incorrispondenza getta l'anima nelle tenebre e la rende inoperosa. Bene, anche oggi c'è una bellissima lezione dal duplice carattere. In uno Gesù ci riporta ancora una volta nel mistero di quello che lui ha fatto per ogni essere umano, incarnandosi e vivendo la vita terrena, e di quello che conseguentemente chiama a fare chi vive nella divina volontà. Questo in parte viene ripreso il tema della meditazione antecedente, quella di ieri, dove Gesù sottolineava che il vivere nella divina volontà era rifare la sua stessa identica vita, stessa identica, quindi dividere il peso, il lavoro, le pene, perché non ci fosse nessuna dissomiglianza tra lui e la creatura. No? Ieri aveva parlato esplicitamente delle pene da soffrire, no? Quindi, le morti di tutte quante le creature. E poi la seconda parte è una grande lezione su un principio fondamentale della vita cristiana, della vita interiore, della vita di grazia, della vita ascetica, della vita di santità, chiamiamola come vogliamo, che è la corrispondenza con il suo purtroppo vizio opposto dell'incorrispondenza e i guai e le conseguenze assolutamente nefaste che questo produce. Allora, procediamo con ordine. Allora, Luisa vede Gesù e in lui gli fa vedere, attenzione, tutte le generazioni, dal primo all'ultimo uomo, ciascuno dei quali vincolato e annodato insieme con Gesù. Oltre che a comprendere quello che Gesù ha fatto, questo particolare ci aiuta a comprendere qualcosa di quel poco che si può comprendere del mistero dell'incarnazione. San Giovanni Paolo II diceva, credo nella Redemptor Hominis, che con l'incarnazione il Figlio di Dio in certo modo, eccolo, qual è questo certo modo, si è unito ad ogni uomo. Questo dobbiamo anche tenere presente il perché. Qui si va nell'alta teologia, però spero che la luce dello Spirito Santo aiuti, no? Attenzione che Gesù Cristo, secondo la fede cattolica, non è una persona umana. È vero uomo, ma non è una persona umana. Perché Gesù Cristo è una persona divina, cioè la seconda persona della Santissima Trinità, che in quanto persona divina da sempre ha una vera natura divina, uguale, identica a quella del Padre e dello Spirito Santo, che a un certo punto ha unito a sé, prendendola dal grembo della Vergine Maria attraverso un'operazione creativa della Santissima Trinità, una natura umana creata. Cosa vuol dire che Gesù non è una persona umana? L'essere una persona fa di noi, come dire, un individuo singolo della specie. Ora, il fatto che Gesù
non si sia unito ad una persona umana fatta nel grembo della Vergine Maria con un'unione che in teologia si chiama morale o spirituale. Ecco, quindi non ci sono due persone in Gesù, una divina e una umana. Questa era l'eresia di Nestorio, condannata dal Concilio di Efeso. Ma c'è una sola persona, divina appunto, unita veramente ad una natura umana che fa di lui un vero uomo, quindi in tutto e per tutto fatto come noi, eccetto il peccato, dice la preghiera eucaristica quarta della Chiesa. Quindi ha un corpo, ha un'anima, e ha un'intelligenza, ha una libera volontà, ha una memoria, ha dei sentimenti, ha delle passioni, è tutto quanto come noi. Però quella natura umana appartiene, si dice, al supposito della persona divina. È la persona divina del Verbo che agisce attraverso l'umanità di Cristo. Questo suo non essere una persona umana, capite, che lo rende potenzialmente capace di unirsi a tutte le persone umane, tutti gli individui della razza umana, perché non c'è in lui il principio della personalità umana. Io, che sono un essere umano, ecco, adesso lasciamo perdere la divina volontà, sono io come individuo, come dire, autonomo e a sé stante, sono un membro, un individuo della specie della razza umana, ma la razza umana non si esaurisce in me, evidentemente, no? Ecco, perché è composta da tutte quante le persone, tutti quanti gli individui che ne fanno parte. Ecco, Gesù non è persona in questo senso, ed ecco perché già per il fatto stesso dell'incarnazione può dirsi, come diceva San Giovanni Paolo II, che in certo modo si è unito ad ogni uomo, perché attraverso l'unione con la natura umana in quanto tale, non con una persona umana, è evidente che raggiunge tutti quanti i membri singoli e quindi tutte quante le persone della razza umana. Questa è la prima cosa, molto importante. La seconda cosa è questa. Questo annodamento che si è realizzato aveva un fine ben preciso, e questa è la peculiarità di ciò che ci viene dagli scritti di Luisa. La peculiarità che deriva dagli scritti di Luisa e che noi conosciamo è che questo annodamento aveva come fine quello di rifare la vita di ogni essere umano, e in una sorta di sostituzione vicaria che evidentemente, attenzione, non annulla l'individualità dell'esistenza umana, ecco, ma fa in modo che quella gloria che la divinità, creando un essere umano, deve avere da lui, e gloria significa santità perfettissima, perché perfetto è uscito dalle mani dell'Altissimo, e perfetto dovrebbe essere, ma purtroppo noi non lo siamo a causa del cattivo uso della nostra libertà, in qualche modo a Dio deve essere resa. E questo è ciò che ha fatto Gesù. Quindi ecco perché poi, facendo un pochino anche di sguardo d'insieme, noi possiamo, oltre che riparare, insomma, e quindi confessare gli strafalcioni della nostra vita per ottenere il perdono, anche rifare tutti quanti gli atti della nostra esistenza. Perché Gesù, in ogni momento della mia vita, e qui mia ci si mette, insomma, qualunque persona che ascolta questa meditazione, ha rifatto tutto quello che ho fatto, e l'ha fatto in maniera perfettissima. Quindi tutti quanti gli strafalcioni che io ho compiuto, non soltanto che sono perdonati dalla sua misericordia se io mi accosto al sacramento della confessione, e quindi sono cancellati, d'accordo, gli strafalcioni, ma sono anche, come dire, non soltanto cancellati, ma rifatti bellissimi, perché lui li ha fatti per me, perché questo diventi realtà. Che cosa ci vuole? Ci vuole un'operazione spirituale, ormai ci dovremmo essere impratichiti un po' in questo mondo, che consiste nell'esprimere con la volontà il desiderio di andare a riprendere quegli atti e farli miei. Chiaramente questo atto è meritorio, perché? Perché uno, dietro questo atto c'è la fede nell'incarnazione, quindi io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Secondo, io credo che Gesù Cristo sia unito con l'incarnazione a ogni uomo. Terzo, io credo che lui, per amore mio e per dare al Padre la gloria che gli è dovuto, ha rifatto tutto quello che io ho fatto,
ha riparato tutto il male che ho commesso e ha fatto perfettissimamente tutto ciò che io dovrei fare nella mia vita, e che per mezzo di lui e grazie a lui, se io lo accolgo e lo riconosco, posso in ogni momento cominciare a fare. Quindi non pensiamo che queste cose siano cose da nulla, dice che ci vuole. No, ci vuole, perché sono tutta quanta una serie di atti di fede che si devono fare. L'atto di fede è meritorio, perché uno, sentendo dire una cosa di questo genere, potrebbe anche, come dire, strabuzzare gli occhi e dire ma che stai a dire, ma che è sta roba? Che so ste cose, rifare la vita, le cose, come ha fatto Gesù Cristo a entrare nella vita di ogni persona? Quindi se sono una montagna, insomma, di possibili obiezioni o però che si potrebbero dire, no? Qui Gesù lo spiega. Si moltiplicava per ciascuna creatura in modo che ognuno lo aveva tutto solo per sé. E Gesù dava quella sua vita a subire qualunque pena e morte che ognuno doveva soffrire, per poter dire al Padre Celeste: Padre mio, in ogni creatura avrai altrettanti me stesso, che ti daranno per ciascuno ciò che ognuno ti deve. Questa è la frase chiave. E questo è anche uno dei motivi per cui il nostro rapporto con Gesù è personalissimo. Perché è chiaro che Gesù è uno nella sua evidentissima identità e personalità divina e in quello che ha fatto, ecco, però nel suo moltiplicarsi, come qui dice, per ciascuna creatura, come dire, in qualche modo lui è sceso nella mia vita, nella mia esistenza, e quindi il mio rapporto personalissimo con lui è unico e ripetibile, così come il tuo, evidentemente, così come quello di chiunque medita con attenzione questo brano e ascolta queste suggestioni, questi spunti, insomma, di possibile meditazione su di esso, no? Ecco, questo è il secondo step. Poi c'è il terzo step, quindi incarnazione, vita di Gesù, che rifà tutte le vite umane. Terzo step, chi vive nella divina volontà partecipa di questa operazione fatta da Gesù. Quindi Gesù vuole che questa sua operazione, che consiste in questo atto immenso di rendere gloria a Dio, di riparare i peccati e di ottenere grazia su grazia e bene su bene per tutti, prosegua attraverso un'opera che le creature possono in lui compiere, come ricorrendo alla divina volontà. E questo chiaramente rende, ecco perché, insomma, questa è una cosa abbastanza grossa, no? Perché è una santità immensa, cioè, tra l'altro, personalmente non riesco a concepire, ecco, fermo restando evidentemente l'adesione di fede, che evidentemente non è una fede divina e cattolica, no? Questo è un atto assolutamente libero e personale, a queste cose, cioè se queste cose sono vere, ci dovrebbe qualcuno che sia così intelligente da poter concepire o pensare un modo per fare maggiore bene all'umanità. Non c'è, non esiste, se tutto questo è, non c'è, cioè, neanche se uno, cioè, fosse il più grande benefattore dell'umanità, non potrebbe arrecare neanche un milionesimo del bene che da operazione di questo genere deriva all'intero genere umano, non a solo qualcuno, a qualche membro di esso. Figlia mia, vuoi anche tu accettare il vincolo di ciascun essere, affinché tra me e te non ci sia nessuna dissomiglianza? E qui torniamo sempre alla vita della divina volontà come vita di Gesù. Allora, qui capiamo, no? Cioè, qui sono tanto una serie di dinamiche che bisogna capirle bene. Ricordiamo sempre, l'ho detto infinite volte, perché sono frutto, diciamo così, di mie riflessioni, certamente opinabili, però qui Luisa, subito dopo questa cosa, sente il peso di Tucci sulle sue spalle, e sente la sua indignità, debolezza, sente venirsi meno, dice, ma come si fa a portare sulle spalle il peso di tutta la genere umano? E Gesù le fa bere dal suo costato, dice, guarda, bevi il sangue di questa ferita per ricevere la forza che ti manca. Io sarò con te, divideremo tutto insieme, il peso, il lavoro, le pene, le morti. Allora,
ricordiamo sempre, prima di entrare nella divina volontà, cosa ha vissuto Luisa? Lo sposalizio con Gesù e l'offerta come vittima. Per cui queste cose, ecco perché la vita nella divina volontà è vita anzitutto di amore profondo verso Gesù, ma proprio profondo. Ecco. Profondo. Ma è anche la vittima, noi capiamo, no? Attenzione che la vittima è anche, cioè la grande vittima è il nostro Signore Gesù Cristo. L'agnella immolata a fianco al Divino Agnello è la Beatissima Vergine Maria, no? In loro è evidentissimo, loro erano assolutamente innocenti, loro non dovevano soffrire. E perché hanno sofferto tutto quello che hanno sofferto? Per riparare i peccati altrui, per pagare danni altrui. Allora una persona che dice, senti, a me non me ne importa, cioè io penso agli affari miei, cioè ognuno pensasse a ripararsi i peccati propri, insomma che a me mi bastano i miei, per carità, questa è una frase che uno c'ha tutto il diritto di dire ed è anche conforme a giustizia, ma domanda, è compatibile avere una mentalità di questo genere con la vita nella divina volontà? Io la lascio come domanda. Io riflettendoci un pochino, non mi sembra molto compatibile. Quindi accetto io, come dire, di prendermi anche magari, poi molte cose noi non lo sappiamo, no? Ma mi viene qualche prova, qualche sofferenza, qualche tribolazione, qualche croce. Sapete che le croci arrivano o per purificarci dei nostri peccati, d'accordo? O per accrescere i nostri meriti. Oppure per riparare i peccati altrui, queste sono le sofferenze che si prendono i santi quando si offrono, dice vabbè, pago io i debiti di Tizio, di Caio e di Sempronio, pago io i debiti dei miei nemici, cioè questi mi hanno fatto del male, quindi peccando ai tuoi occhi io mi prendo il male che mi hanno fatto senza reagire e pago anche i loro peccati. Ma questo è quello che ha fatto Gesù, figlioli miei cari, quindi, cioè, Gesù ha fatto questo. Allora la vita di Gesù, adesso non voglio spaventare nessuno, no? Queste sono cose che vanno interiorizzate, vanno meditate, no? Però certamente se uno prende sul serio tante cose, la vita adulta, diciamo così, nella divina volontà, perché c'è una fede adulta, c'è l'essere adulti nella fede, ma c'è anche l'essere, come dire, adulti in questa vita, è chiaro che comporta una dimensione di questo genere. Ma è evidente, cioè è per questo che Gesù ha fatto precedere la conoscenza della divina volontà a questi due importantissimi eventi della vita di questa donna. Ora, abbiamo visto tante volte, non è indispensabile, cioè, celebrare il matrimonio mistico, per questo non dipende da noi, d'accordo? Io non posso mica costringere il nostro Signore a venire a fare il matrimonio mistico con me, però, ecco, assecondando l'azione ordinaria della grazia, posso, questo sì, adesso lo vedremo la corrispondenza, entrare con Gesù in un rapporto di intimo e profondo amore. Questo si può fare. Devo pensarci bene prima di fare le offerte come vittima, ho detto tante volte, insomma, con calma, cioè attenzione, ecco, perché dopo il nostro Signore ci prende sul serio. Però certamente posso cominciare, Vangelo alla mano, entrare nell'ottica che c'è comunque un rapporto con la croce, un rapporto con le tribolazioni, un rapporto con certe cose che io devo vivere da discepolo di Gesù. Non posso, cioè, vendicarmi del male che mi fanno, neanche con le parole, cioè con quelle vendette molto intelligenti. Io so che qualcuno mi ha fatto del male, non mi vendico, però comincio a sparlarne male in giro a destra e a manca, quindi gli tolgo l'onore, ne parlo male, quindi questa è la mia vendetta nei confronti di chi mi ha fatto del male, no? Magari non gli rendo pan per focaccia, come si dice, occhio per occhio, dente per dente, non mi vendico, però in qualche modo gliela faccio pagare. Questo non si può fare, ma non si può fare perché Gesù questo non lo vuole sicuramente, lui non l'ha fatto così. Ecco, e qui c'è l'ultimo step, la corrispondenza. Chi è fedele nel poco, dice Gesù, è fedele nel molto. Non si arriva a queste vette se non si comincia dal poco.
Sii attenta e fedele perché la mia grazia vuole corrispondenza, altrimenti si scende. Anche di questo è stato oggetto di meditazione abbastanza frequente tra le molte che già abbiamo fatto. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Le grazie che il Signore ci dà devono essere assecondate, devono essere corrisposte, nel poco come nel molto. Sempre facendo qualche esempio, ti viene l'ispirazione di fare una buona opera, tu quella buona opera la devi fare, non devi fare spallucce e far finta di non aver sentito quella nozione interiore, quella è una grazia sprecata, è una grazia non corrisposta. Quindi sono innumerevoli, ecco, è per questo che dobbiamo farci anche attenti, no? All'emozione interiore, all'ispirazione, quindi, perché il nostro Signore ci fa crescere muovendoci delicatamente interiormente, perché la grazia funziona così, fa sempre così, funziona sempre come proposta, come sollecitazione, mai come imposizione o come violenza. Aspetta a te dire sì o no. Se dici sì, fai uno step in oltre, fai uno step avanti, sei cresciuto nella grazia, hai corrisposto a quella grazia e ne avrai un'altra più grande. Se la rifiuti, non sei cresciuto, d'accordo? Quindi sei rimasto fermo, ma noi sappiamo che nella vita purtroppo degli uomini figli di Adamo che sono decaduti, stare fermo equivale a retrocedere. Perché dobbiamo sempre ricordare che la nostra vita si muove in un mare la cui corrente ci trascina verso il basso, tra l'altro. Per cui non fare niente non è dire beh, faccio niente, quindi non faccio danni, rimango dove sto. No, purtroppo, questo è un handicap che abbiamo. Dobbiamo riconoscerlo, ma ce l'abbiamo. Quindi se non faccio niente, se non corrispondo, come dice Gesù, discendo, ecco. E poi fa il bellissimo esempio degli occhi aperti o degli occhi chiusi. Chi corrisponde alla grazia è come se stesse con gli occhi aperti, cioè traffica, mette a frutto i doni ricevuti, quindi perché con gli occhi aperti dice la mano opera, il piede cammina senza inciampare, e si distinguono gli oggetti, si legge, si scrive, si riordinano le cose, quindi si fanno tante belle cose. Con gli occhi chiusi non si fa nulla. Ecco. E nella misura in cui corrispondiamo alla grazia, l'immagine di Gesù in noi si riflette in tutto ciò che noi facciamo. E noi copiamo fedelmente, gradualmente, in maniera sempre più perfetta, ciò che Gesù ha fatto, ricevendo continua luce da Lui, e cominciando a convertire tutto quanto il nostro essere in luce. Come dice Gesù nel Vangelo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre che è nei cieli. Invece l'incorrispondenza, quando noi sprechiamo le grazie, getta l'anima nelle tenebre e purtroppo la rende inoperosa. E qui c'è un richiamo alla parabola del servo fannullone o la parabola dei talenti o delle mine, che quello che ha ricevuto una sola mina, un solo talento, se li ha messi dentro il fazzoletto non trafficandoli. Ecco qui l'inerzia, no? Il non corrispondere. E sappiamo la fine che hanno fatto, insomma, i servi fannulloni, ma non chiudiamo malamente, insomma, questa meditazione. Ma speriamo, ecco, che per intercessione di Maria Santissima, adesso glielo chiederemo nella preghiera conclusiva, possiamo essere sempre aiutati a far fruttificare nel bene le grazie ricevute dal cielo. Ecco, Santa Vergine Maria, la grazia e la grazia da corrispondere sia sempre
nostra cura e nostra attenzione, non sprecare le grazie del Signore e piano piano, ecco, avvicinarci, ecco, alla perfezione del modello, ecco, seguendone bene le orme, ecco, perché nella consapevolezza che vivere nella divina volontà in pienezza è proprio rifare e condividere la vita di Gesù, quindi a fare nostra un'altra vita, insomma, no? A farsi anche carico in un atto di carità estremamente oblativa di tutto quanto, tutta la sorte della razza umana, insomma. Quindi questa è una cosa bella, una cosa grande. Ecco, abbiamo certamente bisogno della grazia della tua intercessione, del tuo aiuto, che invochiamo al termine di questa meditazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.